Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, come avete sicuramente letto dal titolo, finisce qui la corsa degli under 17 che vengono eliminati in semifinale dall'Atalanta. Un'Atalanta che alla fine riesce a vincere per 3-0 questa semifinale con la Juve, semifinale che era visibile sul canale YouTube Vivo Azzurro, cioè quello della FIGC. Che devo dirvi ragazzi? Io sinceramente all'inizio pensavo, mi sembrava che la Juve fosse ben in partita, il gioco c'era in ballo la Juve, solo che poi si è fatta trovare troppo scoperta dietro e l'Atalanta ne ha approfittato trovando alla fine due gol praticamente in contropiede. E il terzo poi è stato naturale, perché poi il terzo erano completamente su quelli della Juve, quindi l'Atalanta alla fine merita perché ha sfruttato l'occasione, la Juve è troppo leziosa, troppo leziosa. Poche occasioni, pochi spunti, tanto possesso palla sterile. L'Atalanta invece partendo in contropiede, ogni palla che aveva la possibilità di creare l'occasione la creava, ecco, infatti ha fatto 3 gol. Quindi finisce qui questo sogno, chiamiamolo così, dell'Under 17. Io ci credevo molto nell'Under 17, l'avevo vista anche alla Future Cup ed ero convinto che potesse far bene. E effettivamente bene ha fatto, peccato però aver incrociato l'Atalanta in semifinale ed averla approcciata così male probabilmente, cioè averla studiata un po' male, troppo, con troppo leziosismi, ecco, troppi leziosismi. Detto questo, adesso rimane solo l'Under 16 per quanto riguarda le giovanili maschile. Io ho in mente di fare un video sulla stagione bianconera, ma volevo aspettare la fine tutte le giovanili e mi manca ancora per finire l'under 15 femminile, l'under 16 maschile e la primavera femminile che oggi, come avete visto, si è qualificata per la finale contro la Pink Bari che si giocherà sabato prossimo. Quindi, insomma, vedremo se riusciremo magari settimana prossima, se non so quando ci saranno le finali dell'under 15 femminile, ma ovviamente appena finiranno tutte queste finali farò il video riassuntivo della stagione bianconera. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, ribadisco ancora il punteggio, Atalanta batte Juventus 3-0 e si qualifica per la finale, la Juve invece va a casa e saluta il torneo anche con gli Under 17. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!